Domenica la Liguria torna gialla, da dopodomani dunque sarà di nuovo possibile spostarsi al di fuori del comune di appartenenza in regioni anch'esse gialle. Bar e ristoranti possono riaprire dalle 5 alle 18, mentre dalle 18 alle 22 rimarrà soltanto la possibilità di asporto e domicilio. Resta il coprifuoco dalle 22 fino alle 5, orario oltre il quale ci si può spostare solo con un comprovato motivo di lavoro, salute o esigenze. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, sospese sale giochi e scommesse. Rimane anche la limitazione al 50% nella capienza dei mezzi pubblici, così come la didattica a distanza per le scuole superiori. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l'area arancione per le regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per Sicilia e soprattutto Liguria. L'ordinanza sarà in vigore da domenica 29 novembre. Dunque, da dopodomani sarà di nuovo possibile spostarsi al di fuori del comune di appartenenza e in regioni anch'esse gialle. Bar e ristoranti possono riaprire dalle 5 del mattino alle 18, mentre dalle 18 alle 22 rimarrà soltanto la possibilità di asporto e domicilio. Rimane il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del giorno successivo, orario oltre il quale ci si può spostare solo con un comprovato motivo di lavoro, salute o esigenze. Rimangono chiusi piscine, palestre, teatri, cinema, sospese sale giochi e scommesse. Resta anche la limitazione al 50% nella capienza dei mezzi pubblici, così come la didattica a distanza per le scuole superiori. Un'ottima notizia, soprattutto per le categorie economiche più penalizzate. I nostri bar potranno riaprire anche i nostri ristoranti per pranzo, dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti. Sono 89 oggi i nuovi casi di coronavirus riscontrati nel Tiguglio. Il dato torna a salire leggermente. Di questi 11 sono contatti di casi precedenti, 10 sono soggetti già con un precedente tampone antigenico positivo, 28 segnalazioni di soggetti sintomatici e pouci sintomatici e 29 i nuovi casi in strutture sociosanitarie del territorio. All'interno di questa casistica ci sono nel complesso 4 soggetti individuati nell'ambito del percorso scolastico. Sempre nel Tiguglio, per quanto riguarda gli ospedalizzati, ci sono 101 pazienti all'ospedale di Sesto Levante, di cui 5 in terapia intensiva e 2 al nosocomio di Lavagna. Rispetto a ieri ci sono 5 ricoverati in meno nelle strutture dell'ASL 4. In Liguria sono 606 nuovi positivi al Covid a fronte di 5.532 tamponi, pari al 10,95%. I positivi complessivamente sono 13.076, 483 meno di ieri. I guariti sono 1.075, ma ci sono ancora 14 morti, come ieri. Tra questi c'è una donna di 93 anni spentasi ieri all'ospedale di Sesto Levante. Gli altri hanno un'età compresa tra i 61 e i 93 anni. In calo gli ospedalizzati sono 1.128, 61 in meno di ieri. Tra i ricoverati 109 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 11.883 persone, 420 meno di ieri, mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 10.865. L'indice RT della Liguria è sceso a 0,79, probabilmente migliore d'Italia o comunque tra le prime due regioni indubbiamente. A garantirlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti, che aggiunge: dal ministro della Salute Roberto Speranza è arrivata la conferma positiva che tutta Italia vede la curva dell'RT in discesa. Oggi l'indice RT a livello nazionale è intorno a 1. Un buon viatico in vista di tutte le decisioni che si prenderanno. La Liguria va meglio della media del paese, con un trend in discesa di tutti gli indicatori di rischio. Il governatore ha parlato anche del caso scuole. Le regioni unanimamente hanno ritenuto di suggerire al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni riapertura della didattica in presenza per chi è ancora oggi in didattica a distanza, ha detto Toti, in merito alla riunione tra i ministri Boccia, Speranza e la conferenza delle regioni, l'ANCI e le province. Nel Tiguglio ci sono sempre più postazioni per i tamponi Covid con modalità drive-thru. Sono 38 quelli presenti in Liguria, dice il presidente di regione Giovanni Totti, e ne annuncia 3 di imminente allestimento nel territorio dell'ASL 4, a Chiavari, Sesto Levante e Santa Margherita Ligure.
Qui è stato individuato il parcheggio del campo sportivo Broccardi, visto che la piastra ambulatoriale realizzata nell'operazione Coppe di San Siro non è ancora pronta. Coppa Liguria collabora finanziando l'allestimento di questo punto tamponi dove opereranno i medici di famiglia. Abbiamo chiuso l'accordo dopo il lavoro svolto, le ultime verifiche dei giorni scorsi, dice il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, parlando di un risultato importante che è testimonianza del proseguo di questa collaborazione virtuosa tra pubblico e privato a beneficio della collettività. Un 23enne italiano senza precedenti è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Chiavari perché aveva avviato un'attività di spaccio nella sua casa di Carasco. Al termine di un servizio di appostamento, i poliziotti hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare a seguito della quale hanno trovato e sequestrato due barattoli e alcuni sacchetti contenenti marijuana e hashish per un peso complessivo di 650 grammi, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 270 euro in banconote di vario taglio. Il 23enne ha ammesso le proprie colpe giustificandosi col fatto che aveva necessità di provvedere alle spese della nuova casa, aggiungendo anche che non aveva avuto grandi difficoltà a reperire acquirenti tra i compagni di giochi online. I pedaggi sulla A12 Genova-Sestri-Levante vanno ridotti a causa dei lavori in corso. A dirlo il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria con un ordine del giorno che verrà depositato nelle prossime ore. La giunta regionale, affermano i consiglieri regionali del PD, si attivi nelle sedi competenti per ottenere la diminuzione delle tariffe su questa tratta, dove da alcune settimane sono stati aperti diversi cantieri. Due di questi, in particolare, prevedono tratti a doppio senso di marcia. Ciò avviene tra Recco e Genova Nervi e tra Chiavari e Lavagna. L'ultima volta fu il 5 giugno 2010, sono passati esattamente 3.829 giorni dall'ultima gara disputata dalla Pro Recco nella sua leggendaria piscina di Punta Sant'Anna. Ora la squadra più titolata del mondo della pallanuoto ritrova la sua casa dopo una lunga serie di interventi. E domani alle ore 15 contro il Salerno, match valido per la terza giornata di campionato, il sogno tornerà ad essere realtà. Nuovo l'impianto di riscaldamento dell'acqua che consente di giocare e allenarsi in qualsiasi stagione. A Punta Sant'Anna inoltre sono stati posizionati spogliatoi prefabbricati per squadre e arbitri, una tribuna da 500 posti, una struttura coperta ospiterà la giuria, mentre su dei lati corti le paratie in vetro ripareranno la piscina dal vento. Non entrerà in bacheca, ma questa è una vittoria che vale una coppa. È la realizzazione di un'idea che non ci siamo mai tolti dalla testa, anche quando riempivamo le piscine a centinaia di chilometri da Recco, ha detto il presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo. Per me tornare a giocare a Punta Sant'Anna è qualcosa di speciale. Ho vinto il mio primo scudetto. E poi da Recchelino è qualcosa di più che va oltre le semplici partite di pallanuoto, è un punto di riferimento dove tutti noi giovani recchelini che abbiamo iniziato a giocare a pallanuoto abbiamo mosso le prime bracciate, quindi per me personalmente vale tanto, spero che questo discorso sia lo stesso che pensino tutti i vari recchelini, pallanuotisti e non. Forse tornare a giocare qui a Recco è quello che è un po' mancato negli ultimi anni, abbiamo sempre vinto, abbiamo sempre pensato di dover vincere tutto ed è quello che vogliamo fare ogni anno. Ultimamente probabilmente ho mancato un po' di quel senso di appartenenza, non lo so, può essere, poi sicuramente abbiamo beccato anche avversari forti che hanno meritato di vincere, però questo può essere quel tassello che si era un po' perso, tornare a vivere la pallanuoto in casa, ad avere i tifosi di casa, nel vero senso della parola. Per spiegare bene cosa vuol dire Punta Sant'Anna, un giovane pallanuotista, bisogna andare a prendere quasi i libri di storia dalla pallanuoto. Alla fine rientra in quelle società che hanno creato questo sport, dove si sono vinti non proprio i primi campionati, perché il primo l'hanno vinta a Trieste, però comunque le prime battaglie sono state fatte lì, ecco, è nato il mito della Pro Recco lì, quindi è un pezzo di storia dello sport.
Siamo nell'area dove sarà allestita la postazione Drive per realizzare i tamponi di controllo Covid, da parte di ASL 4. Come comune di Sestrelevante abbiamo ritenuto importante metterci a disposizione dell'ASL e del sistema sanitario, fornendo tutta la logistica necessaria per iniziare a breve, nei prossimi giorni, questo servizio e consentire agli abitanti di Sestrelevante e della Val Petronia di poter fare il tampone di controllo, di verifica, non solo a Lavagna, a Rapallo, ma anche a Sestrelevante. Oggi è stato allestito il container che rappresenterà, sarà insomma l'ufficio per i medici, per il personale sanitario che eseguirà i tamponi e nei prossimi giorni sarà allestita la postazione Drive, la tensostruttura, per consentire di poter effettuare questo test senza scendere dalla propria auto. Stiamo allacciando all'energia elettrica, procurando tutte le connessioni in modo che da lunedì sera tutto il sistema sia pronto e operativo, insomma, con tutto quello che occorre realizzato. Devo ringraziare anche Fincantieri e anche diverse ditte che ci stanno supportando anche con tanto impegno volontario nella convinzione che la tutela della salute pubblica è uno dei principali obiettivi su cui tutti quanti dobbiamo impegnarci. E quindi lavoreremo ancora a sodo nei prossimi giorni per far sì che la settimana prossima la postazione di realizzazione dei tamponi sia pronta e operativa. Bene, siamo qui a Bargone, proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del territorio. Questo è uno dei punti più colpiti dall'ultima alluvione del 2-3 ottobre scorso. Sono qui con la mia giunta e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Ara. Lorenzo, qual è l'intervento che stiamo realizzando? Allora, stiamo realizzando un muro su pali di contenimento del terreno in modo tale che poi possa essere ripristinata la sicurezza del versante, che come si vede è stato ripulito tutto il materiale sceso tra novembre 2019 e ottobre 2020 e diciamo è il punto più critico in cui che più problemi ci ha dato dal punto di vista dell'effettiva pericolosità su strada. Questa è la strada di Bargone, quindi è una strada molto frequentata, avevamo una quantità di materiale appesa appena sopra strada, tenuta degli New Jersey che erano lì messi in maniera provvisoria. L'averla pulita e adesso andando poi a realizzare l'opera di contenimento effettivo ci mette in una condizione di decisa sicurezza e quindi sostanzialmente nella risoluzione del problema che si era venuto a creare soprattutto per un dissesto idrogeologico a monte della zona. Questo è stato il terminale, ma di fatto il problema più imponente lo trovavamo sul sentiero comunale che corre tra Nansola e l'abitato di Bargone, dove le acque ormai non più regimentate, scendendo in questa zona, hanno creato il danno che hanno creato. Infatti qui vediamo la punta dell'iceberg dell'intervento con la parte più imponente, più di effetto, il muro su pali, ma c'è anche un'opera di regimentazione delle acque decisamente importante e forse in cifra tecnica anche più importante, nonostante in cifra economica sia molto meno importante, rispetto a quello che è il dissesto del versante da qui fino ad arrivare al Vallonia, in quanto quello che si è verificato qua l'anno scorso e quest'anno poteva nelle condizioni di manutenzione dello stradino attuale verificarsi poi tranquillamente più avanti e quindi il problema risecondare. Dovremmo essere riusciti a dare un assetto pressoché completo all'intervento nel momento in cui i lavori saranno completamente completati. Bene, ringraziamo l'assessore Area, ora proseguiamo. Siamo qua con il vice sindaco Maurizio Miglietta e l'assessore Biasotti, andiamo un po' oltre. Cosa stiamo facendo oltre questo intervento che l'assessore Area ci ha spiegato su tutta la frazione di Bargone? Sì, allora, questo intervento, come ha spiegato l'assessore Ara, è importante perché blocca questa frana che inibiva il passaggio al paese, però poi il problema non è solo qui, stiamo anche fermando una frana che successiva a questa, che sarà qui a 20 metri, con una palificazione, e subito dopo interverremo a Costa di Bargone per bloccare una grossa frana di versante che sta venendo giù, isola, come ha isolato l'anno scorso la frazione di Costa di Bargone, e interverremo anche sulla strada del Bocco già nei crismi,
con tutte le regole idrauliche per far poi passare la gente in sicurezza. La questione dell'acquedotto, visto che sei anche il presidente del consorzio. Sì, esatto, con la questione dell'acquedotto noi come Bargone siamo molto preoccupati, perché c'è una frana che sta comunque attaccando, diciamo, la nostra sorgente. La strada che porta a questa sorgente sta collassando. Abbiamo fatto già una richiesta in regione, abbiamo segnalato tutto in regione, e anche qui stiamo studiando i sistemi per intervenire, e noi come consorzio comunque abbiamo fatto una richiesta al comune per prendere un 300 metri di tubo, perché se per caso dovesse crollare il versante il paese rimane senza acqua, e abbiamo questi 300 metri di tubo da poter fare un bypass. Bene, ringraziamo anche il vice sindaco. Ricordo che gli interventi proseguono su tutto il territorio. Abbiamo chiesto a Regione Liguria di inserirci tra le sommorgenze. L'assessore Gianpedrone e il consigliere regionale Muzio si stanno battendo affinché il governo riconosca anche il nostro territorio quale, diciamo, colpito duramente durante l'alluvione, quindi riconosca anche a noi lo stato di calamità, per avere le risorse che comunque sono state impiegate con soldi comunali. Quindi se dovessero arrivare queste risorse verranno impiegate ulteriormente per la messa in sicurezza del territorio, perché crediamo sia fondamentale. Questo è un lavoro enorme, un lavoro che abbiamo fatto in maniera molto molto veloce, pur rispettando tutte le normative. C'è la ditta che sta lavorando giorno e notte, quindi è un intervento che contiamo di finire a breve. Previsioni per domani, sabato 28 novembre. Al mattino piogge diffuse e rovesci, anche moderati. Dalle ore centrali, miglioramento, con precipitazioni in esaurimento e schiarite. Venti forti da est. Mare mosso. Umidità su valori alti. Le temperature previste: sulla costa tra 10 e 15 gradi. Nell'entroterra tra 2 e 10 gradi.